father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Ok, sento ancora il rumore, sento dei rumori. C'è qualcosa, ragazzi, che c'è qualcosa che non quadra, ragazzi. Ragazzi, guardate qui. Oddio, qui sotto c'è un passaggio. Aspettate, ho un piccone. Scender primo. Vado io. Mario, comando, vai è tu. È troppo buio. Chi ha delle torce? Chi ha delle torce? Sento delle voci. Io ce l'ho. Oh, oddio. Cazzo, oh cazzo. Dietro. Venite dietro, oddio, venite dietro. Sei? Oddio, è enorme. Ragazzi, questo... Come cazzo lo affrontiamo? Scappando? Ha uno scheletro. Che cazzo? Allora, andiamo avanti, Jack. Jack. Se Jack... Vai, 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 tranquillo. Vai, gli ho tiro. Andiamo, 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 andiamo. Via, adesso, adesso. Cazzo, sono due! Merda. Penso io, però, arre, arre. Ma, c'è una cesta qui. Ok. Che diavolo? Sì, 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 l'abbiamo trovata. Perfetto. È lei? È lei, è lei, è lei, è lei. Allora ragazzi, questa non deve assolutamente cadere nelle mani di 147, oppure saremo tutti perduti. Capite quello che sto dicendo? Sì. Ok. Che c'era nella cassa? Allora. Oh, ha una spada. Non c'era nulla nella cassa che ti interessi. Vabbè. Ho finta di niente allora. Se vuoi sapere quello che c'era nella cassa, devi dirci tutto quello che sai e che ancora non ci hai detto. Per il momento non vi dirò niente, ancora per me siete sconosciuti. Da me non saprete niente al momento. E tu non saprai nulla da noi, ci dispiace. E va bene. Andiamo, dobbiamo tornare in superficie. Avete dei panni bagnati per caso? Io sono un fudino. Ho messo una corda qua, se volete stenderli. Non abbiamo tempo per il momento, okay. Andiamo. Ok, dai. andiamo. Torniamo in superficie. No, perché mia madre teneva una lavanderia una volta, prima della... Va bene. Allora, aspetta sentenza. Adesso un'ultima cosa, ragazzi. O la va o la spacca. Vieni, sentenza. Arrivo, ho fatto una via di fuga comunque. Allora, fune di fuga. Per il momento, per il momento non vi dico dove dobbiamo andare, ma dovete promettermi che mi seguirete. No. Come no? Sì, sì, ok, vabbè. Allora, siamo in campo. Combattete bene, quindi vi seguirò anch'io. Ok, ma non provare a tradirci però. Tradimenti non se ne parla. Tu non tradisci nessuno, anche perché non riesci a parlare. Io non riesco a parlare. Comunque, verrai ucciso, eh. Allora, sentitemi bene. Allora, come vi dicevo, sono venuto a conoscenza di determinate informazioni e non posso dirvi per il momento come ne sono venuto a conoscenza, ma fidatevi di me, vi prego. Andiamo. Aspettate. Dobbiamo fare un nuovo cammino. Aspettate un attimo. Jack, sentenza, comando, io ho la soluzione per uscire da qui. Tipo? Guardatemi. Uso la fune di fuga. Posso ucciderlo, Mario? Ha giocato troppo a Pokémon prima che succedesse l'apocalisse, mi sa. No, sono sempre qui, cazzo, non funziona. Va bene, andiamo. Aspetta, provo anch'io. A posto. Prima ne avevamo uno di matto, adesso due. Andiamo. Ok. Vai. Ci siamo. Dove cazzo siamo? Piove.
No. Ma davvero? Sì. Ma che cazzo c'è? Ah, c'è il muro. Ragazzi, potete togliervi le tute. Ma fa freddo. E allora tenetele per il momento. No, io me la tolgo, preferisco la mia felpa. Oh, la mia spada, continuo a perdermela. Mi hai fregato la spada, Rob. Andiamo. Andiamo. Questa pioggia non smette più. Guardate il panorama da qui. Una volta ho sentito qualcuno che diceva che non può piovere per sempre. Chi era? Brandon Lee? No, lì non è Brandon però. Oh mio Dio. Ma aveva ragione. Qua nevica. Hai visto? Io sento dei botti, secondo me c'è qualche altro essere umano come noi. Guardate una cosa, come vi dicevo, tutte le esplosioni nucleari stanno cambiando moltissimo il clima. Sta nevicando nel deserto. Guarda, 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 qui nevica, piove, qui nevica, qui piove, nevica. Andiamo. Qui piove, qui nevica. Ma come cazzo? Vabbè. Ok, allora ci siamo quasi. Dovremmo essere vicini al covo. Piove di nuovo. Oh cazzo. Sì, ci siamo. Oh mio Dio. No, è molto simile al mio vecchio covo, tra parentesi. Non è qui il covo. Questo indica che ci siamo molto vicini. È stata una mega esplosione qui. Sì. È una delle bombe nucleari che stanno provando. Dai, continuiamo. Oppola, ai! Che ti proverà. Sarà una bella arrampicata fino alla sua. Ok, usiamo questa. Allora, siamo in cima. Dovremmo quasi esserci. Eccolo, lo vedo. Venite. Aspetta, 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 aspetta. Devo andare a fare un attimo pipì. Come pipì? Sbrigati. Dai, sbrigati. Lo sai, no, quando devi andare a cambiare l'acqua pipistrella. Arrivo. Allora, quello che vedete lì sembra un edificio distrutto, ma in realtà non lo è. Che quindi posto è? Massima attenzione. Allora, adesso che non c'è Sagnola posso dirvelo. Quello è il covo di 147. Oh mio Dio, dobbiamo che andare schifo. Lì. Ho trovato appena ci siamo divisi. Sono arrivato all'area 51. Ho trovato un vecchio diario di un reporter in cui parlava di questo 147. Ho letto tutto il suo comunicato. E diceva praticamente di questa chiave e dove trovarla. Lui purtroppo è stato ucciso dal cane Carlo. Ma è riuscito comunque sia ad aiutarci. Allora, per porre fine a tutto, noi pensavamo fosse il cane Carlo il problema.
ma in realtà il cane Carlo rispondeva a 147. Era lui il suo creatore. E questo. Ah, pensavo che rispondesse al 118. Non è il momento di scherzare, Rob. Comunque, quello è quello che rimane del suo covo. Dopo che abbiamo ucciso il cane Carlo, lui e le sue truppe hanno subito una grande perdita. Ora dobbiamo soltanto finirlo. Ma dove cazzo è quello? Perché ci mette tanto così a fare la pipì? Ah, oh, finalmente mi sono sbarazzato di quelli là. Ah, ecco di qua tu. Vieni, queste sono le informazioni che trovate. Stanno per attaccare il vostro covo. Voi potete catturarli e ucciderli. Non ne frega niente di quelli là. L'importante è che avrò il mio compenso. Il resto è nelle vostre mani. Mi raccomando, pagate tutto su. Voglio scherzi. No, sarà la vostra fine. Ok, ci vediamo allora. State attenti. Tengo d'occhio anche a voi. Non lo so. Ma scusa Mario, ma quindi quell'oggetto che abbiamo preso a che serve? Allora, quell'oggetto che abbiamo preso, ora vi spiego subito a che serve. 147 non è un umano normale, ma bensì... Cos'è, un robot? È metà robot, sì. Anzi, senza okay. Metà, per l'85% è un robot. Ma pensa come un umano? No, no. Ha emozioni? Pensa molto meglio di un umano, perché non ha emozioni. Ok. Allora, ho capito. Il problema è questo. L'unico modo per sconfiggerlo è arrivargli talmente vicino da piantargli la leva nel cuore. Te, cos'è un vampiro? No. Però l'unico modo è disattivarlo. E per disattivarlo serve la chiave, che è quella che abbiamo trovato. Ho capito. Comunque, comando, sentenza. Sinceramente, non so che fine ha fatto, ma ci sta mettendo troppo tempo. Sì. Che fa? Vado a controllare io? O ci vuoi tu, Tobè? Ecco, vado io, dai. Ok. Perché ci hai messo così tanto, Jack? Attenzione, un maiale! Forse il cambiamento di clima così veloce, neve, pioggia. Comunque, ci ho messo tanto. Mm. Ci stai nascondendo qualcosa, no? Che vi devo nascondere, scusa. Okay. Ma dove di la verità, dovevi anche cagare. Beh, questo ve l'ho nascosto, sì. Ma potevi dircelo, però. Ti abbiamo aspettato per ore. T'ho pulito con le mutandine di sentenza. Dove le hai prese? Lo ciuffo da Margioglio non nasconde tutto, Margioglio. Ricordate Margioglio? Dai, andiamo. Aspetta che te le ridò le mutandine. Non le voglio, te le puoi tenere. Tanto ci ho pisciato anche sopra. Almeno hanno pulito con l'ammoniaca. Abbiamo, ragazzi? Sì. Woo!